Sta continuando, eh? Sì. C'è qualcuno qui? Rimane anche fissa. Debole ma fissa. Sei l'entità di una suora? Se sì. Illumina anche questo strumento che ho in mano io, questo chiaro, così capisco. Guarda, è andato l'arancione, È il andato tuo. Sì. l'arancione. Adesso fermo. Vuoi comunicare con noi? Puoi far accendere questi strumenti, eh? Quello che ho in mano io può anche suonare. Se ti sforzi un po', lo fai arrivare fino al rosso, può anche suonare. Noi ti ringraziamo che ci hai fatto capire che c'è qualcuno, Eh sì, qualcosa perché quando qui. gli ho detto se sei lo spirito di una suora fa arrivare fino all'arancione, il tuo è arrivato fino all'arancione, eh? Però adesso è come se fosse andata via. C'è qualcuno qui? Puoi provare di nuovo a farci capire che sei qua vicino a noi? L'hai beccato che è andato fino all'arancione, Sì, sì. almeno dovrebbe vedersi. Adesso non c'è più. Proviamo. Interessante questa. Mi ha dato un'altra grinta. Sì. Sì. Leggera. Come prima, quando adesso sono salito qua sopra, tipo tre tacche più o meno. C'è qualcuno qui con noi? Sei di nuovo l'entità di prima? Sei di nuovo la suorina che si è avvicinata qui prima a noi, che ci ha fatto capire che era nei pressi in cui noi stavamo salendo le scale. Queste sono altre ciollette, no? Sì. Comunicate con noi come avete fatto prima. O comunica se sei un'entità singola. Magari ci puoi raccontare un po' cosa è successo qui. Mamma mia, fa vedere. Mamma mia, ma come mai? Chissà come mai. C'è qualcuno qui? Sì. Eh già. Fino al giallo. C'è qualcuno qui? Sei la suorina di prima? Se sei la suorina di prima, fai arrivare lo strumento che ha questo mio amico in mano. Può diventare arancione, addirittura può suonare, però almeno noi capiamo. Sei quella di prima? No. Sei
Quindi sei un'altra entità rispetto a quella che ci è venuta incontro prima. Il corpo è inquietante, eh? Risponde il corvo. C'è qualcuno? Comunica con noi, come hai fatto adesso. Magari è debole. Se sei debole, prova a prendere energia da questi strumenti che abbiamo in mano. Dobbiamo spostarci. Provo a fare un giro della stanza. Secondo me è la stessa entità. Dici? Secondo me sì. Queste sono cacche. Animali, topi. No, queste sono cacche di capra, siamo di capra. Capra? E ci hanno portato le capre qua dentro. Col fieno. Cosa ci fai perché porti le capre dentro? Non lo so. Senti, per farci capire, puoi arrivare fino all'arancione, come hai fatto prima, quando eravamo sulle scale? Se sei morta giovane, puoi arrivare fino all'arancione? Si sta sforzando però, eh? Mm. Senti, ti chiedo un'altra cosa. Guarda come si sta sforzando. So che stai provando a comunicare con noi, comunque per farci capire che sei qui. Posso chiederti di prendere energia da questo strumento che ho in mano, nella mano destra, e provare a far illuminare anche questo dispositivo che ho in mano io. Puoi provarci? Particolare che è sempre... Ah, è qualcosa lì, ok, ok. Prova a spostarti un attimo. È andato sul giallo. È andato sul giallo. Appena ti sei tolta. Guarda. Arriva quasi fino al giallo. Prima è arrivato il giallo. Stai prendendo energia? Stai riuscendo a farlo arrivare fino al rosso? Posso chiederti se provi a farlo da questa parte, dall'altra parte della porta, per vedere se fa lo stesso? Se è la camera... Sembra proprio qua. È proprio la camera? Sì, è proprio la camera. Vedi? Magari è morta qua dentro. Aspetta. Se sei ancora qui, puoi avvicinarti a questi strumenti che abbiamo appoggiato sul termosifone. Rino sta appoggiando anche il zoom, così vediamo se catturiamo qualcosa. C'è qualcuno qui? Sembrava proprio qua. Sembrava in quel punto lì preciso. Aspetta, provo a spostarmi. Mi ha fischiato l'orecchio. Sì. Ecco, vedi proprio qua, qua c'è qualcosa. Vedi? Guarda. Sei qua, sei di nuovo tu, questo punto ti piace, forse hai lasciato la tua energia proprio in questo punto.
Fallo arrivare fino al giallo almeno. Provaci. Puoi prendere energia dagli strumenti. La mia pancia. Sì. Sappiamo che vuoi, siamo magari un po' simpatici, vuoi comunicare con noi, ti sei fatta, allora. Sei mostrata. Ecco. Impegnati, fallo arrivare un po' fino al giallo almeno, come prima. Così mi dai un'altra sicurezza che sei tu. Si sforza, sì, si vede che rimane intenso sulla seconda. È proprio questo punto qua. Il capo a due niente, lì è fisso. Vogliamo provare magari a... Spostiamoci, provare a vedere cosa vuoi fare. Prendere anche il capo a due magari a vedere se... Minchia. Madonna. Ti ha detto di provare, quando hai detto proviamo a prendere il K2. Aspetta. Si è intensificato qua, ragazzi. Vabbè. Inizia a brillare fuori. Aspetta, ma è arrivato fino al giallo. Stai prendendo energia, vero? Riesci? Sì. K2 invece tace. Stai arrivando quasi fino al giallo. Posso fare un esperimento per vedere se comunica solo con te? Prova a prendere il K2 e io tengo l'RF. Guarda. Ti puoi tu? Sì, io intanto guardo qua. Ma ad esempio l'RF tace. Prova a fargli tu delle domande e vedi se ti risponde col K2. O se mi risponde con l'RF. Allora, l'RF adesso ha brillato un pochino. Fai brillare lo strumento che ho in mano. È come l'altro strumento, solo che questo non suona. L'RF, ad esempio, è fermo, fisso. È fisso sul... Cioè, ha una tacca. Quindi sicuro ho provato che adesso sì, forse si ha fatto di nuovo una tacca. E qua, cioè, se fosse qualcosa. Cosa di. Cioè, qua c'è una presa, ma non penso sia. Okay. Ma non credo proprio. Avrebbe dovuto brillare anche nell'altra stanza a questo punto. Dovrebbe brillare anche il Vogliamo provare a farci un giro nell'altra stanza, vedere se continua a seguirci. È forte qua, ragazzi. Guarda, arriva già. Magari è una sorina che va a capire. Sì.
Adesso continuiamo l'esplorazione. Se vuoi seguirci e magari prendere un po' più energia e ce lo fai suonare un pochettino più forte, così ci dai delle conferme. Yeah. Così vediamo se più che altro è lei che ci segue. Tu butta sempre un occhio. Sì, sì, continua. Continua, vedi, per quello che ragazzi, voglio capire qua. Se ti sta seguendo, secondo me si sta legando a te. Sì, tantissimo, oltre il giallo, sta arrivando quasi fino al rosso. Arriva quasi fino al rosso, incredibile. Prova a tenere anche il K2. Guarda, si sta sforzando. Sforzati di più, fallo arrivare fino al rosso. Ti ringraziamo che stai facendo questa cosa. Perché siamo venuti qua perché volevamo parlare con qualcuno che è abitato in questo convento. È fisso sul giallo. Sì. Esperimento, provo a prendere anche il K2, dammi a me l'RF. Riesci a fare brillare anche questo? Ad esempio a me qua non sta brillando. Brilla. Per quello che ti dico, brilla solo con te. Vieni dove sono io. Adesso qua sì. Sì, brilla. Quindi Francesco, allontanati un attimo. È proprio un punto esatto. Ok, quindi abbiamo appurato che non è la telecamera di Francesco che magari con il flash può magari scaldandosi attivare. Quindi puoi venire, farò giusto un tentativo. Sono degli hotspot. Comunque questa stanza qua con sta paglia. La paglia. Non è che magari ci hanno fatto qualcosa. Noi pensiamo alla suorina, magari ci hanno fatto qualcosa. Hanno qualche animale? Anche perché scusami, abbiamo trovato la cacca delle capre. Sì. Per esempio qua ci sono delle macchie. L'ho notata anch'io queste macchie, sì, sì. Queste macchie qua. Le ho notate anch'io. Ma non è urina. No, non lo so. Però era come se fosse. Non riesco a capire, delimitato, non capisco se sono chiazze di umidità, però l'ho notato anch'io. Ma non lo so, mi viene da pensare che cacca di capra, paglia, magari ci hanno fatto qualcosa. Qualcuno ha fatto qualche rituale qua. Qualcuno ha fatto qualche rituale con qualche sacrificio di animale? No. È fermo. È stata sacrificata qualche essere umano? Neanche. Niente, boh. Adesso sta brillando. Com'è possibile che brillano alcuni? Sì, è pazzesco, poi brilla anche forte. Sì, sì. Qua, in questo punto. E qua vi assicuro che non è la presa. È il corvo che parla. Proviamo, magari ci segue come ha fatto prima. Sì, qua. Sì. Che piace mi direi. Ah,
Qua fa più freddo. Sì, sì, ma vero? Si sta abbassando di un casino la temperatura. Forse perché sta facendo freddo. Sta brillando. Sì. Ho avuto i brividi anche tutto il corpo, adesso è fermo. Ci stai seguendo, vero? Ci stai seguendo? Sì. Vuoi che ci fermiamo in questa stanza? Qua sta brillando di nuovo, arancione. Sì. Guarda, c'è qualcosa che ci sta seguendo. Sì, pazzesco. Ci stai seguendo? Puoi provare a farlo suonare, così almeno sappiamo che vuoi stare vicino a noi. Cerca di farlo suonare, dai. Comunque sembra che si sforzi. No, ma qua si è abbassata la temperatura in maniera... Sì, tantissimo. Qua niente. Qua anche brilla, ma chissà che cazzo hanno fatto qua. Anche qua sta brillando, eh? C'è qualcuno qui che vuole comunicare con noi? Noi lo stiamo capendo che vuoi comunicare con noi. Ci puoi dare una mano? Magari anche soltanto facendoci capire se sei una suora o se sei un'altra entità. Se sei una suora, puoi far brillare fino al rosso questo strumento? Prova a impegnarti. Ok, allora facciamo un'altra domanda. Sei un'entità che non c'entra niente con l'abito da suora? Se sì, vai fino al rosso. Vedi che è proprio scesa. Sì, infatti. Quindi sei una suorina? Guarda. Sì. Anche io percepisco che è giovane. Può essere, comunque penso sia, ma tutte giovani. Sei morta giovane? Sì. Facciamo la domanda apposta, perché io lo provo del 9 sempre. Sei morta anziana? Ok, risposta. Sì. No, adesso la morte anziana è andata giù. Guarda lì. Pazzesco. Da quanto tempo c'è il convento? Senti, noi qui abbiamo un registratore vocale. So che magari per voi non è facile comunicare con questi strumenti qua. Però ti assicuro che questo registratore può catturare la tua voce. Quindi magari lasciaci un segno con questo registratore che sta appoggiando Rino sul termosifone. Facciamo solo un attimo di silenzio.
ancora brillando, ragazzi. Qua non brilla. Qua ad esempio non brilla. Allora. Sto pensando una cosa. La possiamo provare. Che cosa? Anche qua adesso brilla. Guarda, se faccio così brilla. Qua non brilla. No, stavo pensando di provare a vedere se ci segue andando sopra. Guarda, su in mano, guarda com'è. Guarda. Ragazzi, mamma mia, fino a rosso. Vuoi che rimaniamo qua? Vieni al rosso. Non vuoi rimanere sola? Non mi brilli, ragazzi, sta andando bene. Sento un profumo. Sì? Secondo me vuole comunicare con te. Hai brividi nelle gambe. Sì? Sta arrivando fino al rosso. Ti piace Rino? Ti piace la sua presenza? Guarda. Io l'ho capito sin da subito che voleva comunicare con te, più con te che con me. Ma sei tu che hai questo profumo? Sì, no, aspetta, quale? Pensavo che fosse lo stomaco. Non lo so, è un profumo come se, però sento un profumo come se fosse una donna anziana. Io non lo sento. Io l'ho sentito un po' questo profumo all'inizio, quando sono entrata. Cioè, è qualcosa come se fosse mirtilli. Frutti di bosco, mirtilli. Non so come dirti. Io non sento niente. Senti. Vedi? Caspita. Sì, addosso a me, vero? Perché sento qualcosa. Va bene. Puoi stare, l'importante è che appunto non ci fai stare male. Che non prendi energia da noi, ma dagli strumenti. Perché io sento come se ci fosse una cosa che, una presenza. Non è una cosa che mi è capitata spesso, però sento come se avessi qualche presenza vicino. Dai, ti ringraziamo che ci hai dato questo riscontro. Sì, infatti, ti diciamo grazie. Almeno sappiamo che... Proviamo a vedere se ci sei. Proviamo a vedere se ci sei. Ora riesci a tenere questo. Andiamo su di qua? Qua è il solaio. Continua a brillare con sì. Il suo giallo, sì. Ah, amore. Sorrosso. Il continuo. Secondo me ce l'ho proprio addosso. Sì.
Ti ricorda qualcuno, Rino? È per quello che sei sempre vicino a lui? Ti ricorda qualcuno? Provo a prendere il K2, vediamo se... Guarda, pazzesco. Adesso qua è tutto incredibile, fermo. Ragazzi, incredibile. Cioè, è sparito proprio. Mm. Un po' di segnale lo dà adesso. Però prima andava su. Proviamo a fare la prova di nuovo. Infatti. Mamma mia. Io sento puzza di piscio qua. Lo senti anche tu? Sì, sento anche un po' di... Vabbè, quello perché magari... Comunque secondo me ha preso un po' di energia anche. Ma tu ti senti strano? Un po' girare la testa e mi... Allora, non prendere energia da noi, prendila dagli strumenti, ok? Non ti do il permesso di prendere l'energia da noi, sia chiaro. Scendiamo. C'è ancora un piano. Ah, oh, già. Vediamo se ci segue ancora. Ragazzi, il freddo. Ecco, adesso è sparito, per esempio, vedi? Sta diventando veramente tremendo. Continua, ma non come prima, però. È andato un po' di... Probabilmente questo piano. Questo piano c'è qualcosa. Adesso vediamo se vuole seguirci. Sì, mi sento girare la testa. Sì? Sì. Però se ti senti girare la testa andiamo via. No, ma è una cosa... Cioè, sopportabile, eh? Poi magari adesso sei rimasta sotto, basta. Però secondo me ce l'ha avuto. Sinceramente mi sa... Dei cani. Ok. Secondo me ce l'ha proprio addosso. Ancora qualcosa, forse. Qualche tacca leggera. Sì, che ci segue. Qua cosa c'è? Sta seguendo. Oh, urca. Mamma mia, ragazzi. Caspita. Vuoi dirci qualcosa? A me sta venendo male, non so se la telecamera, ma mi sta venendo male dietro il collo. Sì. Dietro la spalla. Dici qualcosa, forse. Vuoi dirci qualcosa? Comunicarci qualcosa? Puoi lasciarci qualche cosa su quel registratore lì? Sì. Forse non vuole che... Vuoi che andiamo oltre questa porta? Vuoi che andiamo oltre? O vuoi che non andiamo? Vuoi che andiamo oltre? Se sì, illumina fino al rosso. Vuoi che ci fermiamo qua? Non si capisce. Mamma mia, che freddo qua, però. Ah, perché... Porca miseria, ragazzi. Porca miseria.
Porca miseria, sì. C'è qualcosa poi tipo antenne, cose di nome? No. Oddio, quello laggiù che cos'è? Però è strano. Quella. Aspetta, provo a avvicinarmi un po' di là, vediamo se. Non salire qua, amor, perché non mi piace che siamo contenti. Aspetta. No, però guarda. Cioè, lo fa proprio qua dentro. No, è qualcosa che ci sta seguendo. Ci stai seguendo, vero? Andiamo via da qua, non mi piace sto colesterolo. Quindi ci scendiamo? Sì. C'è un visivo di mondo. Sì? Con tanto di link di YouTube. Vabbè dai ragazzi, facciamogli pubblicità. Urbex Fabri. Che dici, scendiamo? Ce n'è ancora un piano, forse, vero? Andiamo a vedere solo se finisce. Uh-huh. Ah sì, dovrebbe finire, cioè, da come vedo il tetto dovrebbe finire. Sì. Se, andiamo. Solo, cioè, ci sarà tipo il solaio di qui. Sì, c'è il solaio qua. Ma è più accessibile. Com'è la situazione lì? Fermo? Qualcosa. No, qualcosa c'è. Sì. Sì, ti sta proprio seguendo. Ti sta seguendo. Prova a darmela a me. Facciamo sempre le prove, ragazzi, perché ci piace fare le prove del 9. Aspetta, mi allontano un attimo. Brilla anche a me un pochino. Sì, però non tantissimo come con te. Oddio, a tre tacche ci sta andando adesso. Amore, andiamo via, perché a me se non vorrei che ci fosse l'ana... L'amianto sta minchiato, che non mi piace. Allora qui a metà c'è. Prova, aspetta, prova a ridarmelo un attimo. Era questo il piano di prima, però. Allora noi adesso ci andiamo. Se tu vuoi stare qua ti ringraziamo che ci hai dato queste brillate, queste rilevazioni, ci hai permesso comunque di metterti in contatto con te. Ti ringraziamo, però adesso noi andiamo via, quindi tu rimarrai qua, non ci seguirai. Perché sta facendo veramente freddo, sta venendo buio e per noi diventa difficile anche sopportare il freddo così. Però ti diciamo grazie.
per averci dato un riscontro. Sì, sì, un riscontro, e ci hai permesso di metterci in contatto con te. Sta brillando? Sta brillando non tanto, pochino. Ok. Direi che possiamo congedarci, che dici? Ok. Beh, meno dei riscontri qua l'abbiamo avuto. Ci puoi seguire, eh? Ma però solo fino a che non scendiamo dalle scale, poi tu rimarrai qua, sia chiaro. Comunque rimane anche molto grande, sicuramente avremo esplorato magari gran parte, ma rimane ancora grande il complesso. Sicuro. Guarda, spero. Sì, infatti, è rimasta lì a quel piano lì. No, non arrivo fino a già. Posso vedere se ce l'ho giunto? No, sono sempre ragazzi che fanno rumore. Escono, ci sono le finestre aperte. Ma quindi si è scaricata, vero? Mm. Okay. Allora, ragazzi, siamo usciti adesso dal convento. E che dire, da che sembrava all'inizio che non ci fosse nulla, vero? Dal secondo piano in poi abbiamo avuto dei riscontri, come avete visto nel video, abbastanza molto forti. Sembrava che appunto ci fosse un'entità, qualcosa che ci seguiva, addirittura mi sono proprio sentito qualcosa che stava vicino a me, che ha preso per un attimo, ha preso anche un po' la mia energia. E non va bene questo. Però beh, noi non possiamo neanche sapere come interagiscono le entità, magari se si avvicinano succede inequivocabilmente che prendono energia dalla persona che hanno vicino, quindi noi l'abbiamo ringraziata comunque di averci dato questi riscontri. Infatti. E abbiamo quasi la certezza, perché c'erano stati proprio degli hotspot, delle domande e risposte, botta e risposta. E niente, le mie sensazioni, giramenti di testa, capogiri, stanchezza nelle gambe. Anche il profumo che Il profumo che ho sentito, sento proprio un profumo femminile, quasi come se fossero di mirtilli, di more. Quindi e sono curiosa anche adesso di sentire se c'è qualche cosa catturato con lo zoom, quindi lo vedrete sicuramente nel video. Ragazzi, questo convento è enorme e non ci sarebbe bastata, adesso inizia a fare veramente freddo e credo che altre due ore non ci sarebbero state tutte, quindi è quasi impossibile adesso proseguire, perché ci stanno andando in cancrena le mani, non riusciamo neanche freddo, a sentire, fa proprio freddo. Quindi diciamo che terminiamo qua, comunque riscontri ce ne sono stati e questa è la cosa che per ora, sempre col beneficio del dubbio, però per ora insomma ci hanno soddisfatto, quindi le emozioni che speravamo di provare le abbiamo provate. Bene ragazzi, gli ARPA vi salutano, lasciate un like al video se vi è piaciuto, ciao dagli ARPA, ciao ragazzi. Abbiamo ringraziato comunque di averci dato questi riscontri e abbiamo quasi la certezza, perché c'erano stati proprio degli hotspot, delle domande e risposte, botta e risposta, e le mie sensazioni, giramenti di testa, capogiri, stanchezza nelle gambe.
freddo, il profumo che ho sentito, proprio un profumo femminile, quasi come se fossero di mirtilli, di limone. E sono curiosa anche adesso di sentire se c'è qualche cosa catturato. Esatto. Quindi lo vedrete sicuramente.